Ah, ciao amici, benvenuti o bentornati qua sul mio canale. Sono il Carletto, sono qua insieme a Della. Raffa, ciao ragazzi, Stiamo ciao a ridendo tutti. perché noi da maschietti stiamo facendo. Stavo guardando una cosa, delle battute che non si possono dire. Esatto. Oggi perché qua? Perché Raffa ha portato una cosa. Aspetta, aspetta a farla vedere. Mi Oh, raccomando, iscrivetevi al canale, ribadiamolo. A voi non vi costa nulla, noi ci fate sempre. felici. Comunque, lui si chiama Eren Jaeger, Eren Jaeger. guarda, oh no, giusto, Jaeger, Sì, Jaeger. Eren Jaeger. Lui fa parte dell'attacco dei giganti. All'inizio sembra che, vedete, arriva, è uno del corpo di ricerca. Poverina, la mamma viene sgranocchiata viva Da un gigante da donna? un gigante, Femmina vedete, che poi femmina, scopriremo. che bravo. No, non è dalla gigante femmina la Sì, come mamma. no? Sì, sì, No, sì, la sì, mamma è dal sì. gigante colossale. No, la gigante femmina, ricordi Ah no, è bene, vero, quella è bionda che poi scopriremo chi è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Nel dopo. momento che c'è l'invasione dei giganti, poverina sua mamma viene smangiucchiata, poi si capirà dopo chi è. Comunque, bellissimo perché facciamo continuamente vedere lui. Perché lui all'inizio sembra essere un Come giovincello, tanti. come tanti, che si vuole arruolare al corpo di No, si è ricerche. arruolato. Sì, ma lui, come tanti Ah, beh. giovincelli, per difendere dentro le città le mura Le da mura questi giganti. giganti, che arrivano e mangiano. Questo è un exogino, adesso il gigante ce l'ho di là, non c'ho voglia di prenderlo. Mangiano, vedete, questi poveri Esseri esseri umani, umani. così. Lui si vuole iscrivere al corpo di ricerca per difendere. Difendere ovviamente per cosa? Per E difendere invece, la città, ragazzi, invece poi si lui scopre si scopre che che codesto cristiano è quel lui, gigante è un stesso. gigante. Quindi questa era la intro per presentarvi quest'oggi il gigante Eren. titanico di Eren. Infatti questa qua, Gigante e gigante d'attacco. vedete, Eren Jaeger, come avevo detto, Attack Titan Version. Quindi la versione da titano. Quindi allora unboxiamola, vediamola bene nel dettaglio, perché questa è appena uscita e il dettaglio c'è, veramente carina, bella massiccia, mi piace abbastanza. Poi in futuro, vi ricordo, vedremo la recensione di 3-4 figure così dell'attacco dei giganti, un po' di Gashapon. Quindi rimanete sempre sintonizzati sul mio canale, attivate la campanellina, iscrivetevi. Dai, vediamola nel Va dettaglio, bene, andiamo no? a vedere nel dettaglio, sì. Vai, aprila, aprila che è tuo. Apriamo questo Allora, gingillo. la La basetta. basetta, bravo Raffa. Allora, la basetta, ragazzi, come potete vedere, è identica a quella che troviamo in Capitan T. Subasa, se non ricordo male, dentro Mark Landers. Andate a vedere la recensione che ho già fatto qua, sempre sul canale, sempre della pop-up parade di queste qua. Che è identica, secondo me. L'unica differenza è che quella è verde e questa è nera. Tende più o meno Good Smile in questa linea a tenere le stesse basette. Allora partiamo a vedere le ciapette del titano. No, guardate come è fatto in maniera particolare, quasi manga direi più che anime. No, sembra No. disegnato, ragazzi, col pastello. Guardate qua, guardate come mi hai visto, che particolarità, guardate, sembra veramente, ragazzi, quasi disegnato con il pastello. Guardate come è fatto bene questa era in versione, guardate le orecchie in versione, la sto profilo qua, è spettacolo, Concordo. eh? Guardate qua. Notate, non so se riuscite a notare il particolare della pupilla, se riuscite Guarda, a notarlo. ah, è vero, bravo, facciamoglielo vedere, però qua devo mettere a fuoco. Hanno fatto la pupilla che si intravede appena appena appena, la vedete, ragazzi? Vedete? Mostruosamente Eren, questo Eren in versione titanico. Allora, una cosa che ci ha un po' sorpreso, ve lo faccio vedere per intero tutto così, è stata la mancanza di un foro
di incastro. Mi faceva notare il Raffa, che praticamente adesso ve lo faremo vedere, ma guardate veramente come secondo noi è fatto bene. Questa qua è in versione, vedete, così seduto, appoggiato, tipo quasi quando lui sta per scattare per andare al combattimento, no? No, non proprio, Carlo, anche perché così è Guardate che troppo spettacolo. piegato in basso, come sta messo Eren. Se fosse in posizione d'attacco sarebbe in piedi. Sì. Dici? Comunque, ragazzi, guardate come veramente è fatto bene. La cosa che vi dicevamo, pensavamo ci fosse un Un magnete, un magnete, invece qualcosa. non c'è niente. Praticamente, guardate, hanno messo i tre punti di appoggio. Adesso lo capirete mentre lo facciamo girare. E quindi sta praticamente così in vetrina. Qua a Sì, sì, fianco sì. consigliamo, adesso c'è in uscita, lo recensiremo. Eren che si leva la giacchetta, sembrerebbe poco prima di fare effettuare la trasformazione. Quindi questo qua è fatto apposta da mettere, secondo me, affiancato a Eren che sta lanciando la giacchetta. Dai, che facciamo? Lo vediamo girare? Sì, vediamo girare, Eccolo qua il nostro Eger dai. Eger. Eren. Eren Jaeger in versione titanica. Eccellente. Spettacolo questa pop-up qua di Gusmile è fatta veramente bene. Mi piace questo modo come le hanno realizzato con questo, sembra quasi, ragazzi, disegnato a pastello e rende veramente. A te piace, Raffa? Vediamo, Sì, lo vedo un po' sì, spento, sì, sì. Raffa, poverino. No, Ragazzi, oggi ha no, lavorato tutto a posto. No, veramente, è fatto veramente bene. Come hai detto tu, sembra disegnato effettivamente con dei rilievi dei muscoli, anche delle ossa, la piegatura del gomito e Sì, delle non c'è ginocchia. scritto, ragazzi, una scala, perché effettivamente 17-18 centimetri, questa sarebbe una scala, secondo me, un ventesimo. Probabilmente sì. Perché se calcolate che un sesto in versione umana dovrebbe essere più o meno come una doll, quindi un po' più grande di questo qua, vorrebbe dire che in versione gigante dovrebbe essere, se Veramente fosse in versione gigante. gigantesca, un sesto dovrebbe essere una cosa mastodontica, mastodontica. Comunque lui non è grandissimo, ma è realizzato veramente, Sì. veramente bene, fatto Sì, veramente sì, sì, sì. bene. In vetrina fa la sua bella figura e quindi questo era in versione titanica, ve lo consigliamo. Peccato che poi, come potete vedere, non esiste di lui una versione in piedi, diciamo, ma c'è solo questa Esatto. versione qua che però vedete possiamo metterla su questa basetta come vogliamo perché c'è i suoi tre punti d'appoggio, basta garantirgli i suoi 3-4 punti d'appoggio perché appoggia sul piede, sul pugno, sul E ginocchio sul e l'altro pugno. piede dietro. Però guarda anche il fatto dell'altro piede dietro piegato così, Dietro guardate i piedi. come è fatta veramente. Veramente bene, bella bella bella, mi piace questa qua. L'unico peccato che rispetto alle altre pop-up, e secondo me questa qua, perché comunque se c'è anche più lavoro, secondo me costa pochettino di più rispetto alle altre pop-up, perché secondo me anche il tipo comunque di lavorazione è completamente diverso. Però bella bella, mi piace in tutto e per tutto fatta veramente, veramente bene. E che dire, ragazzi, di questo Eren Jaeger in Jäger, versione Jäger. titanica, che è spettacolare. Basta trovargli un punto d'appoggio, vedete, lo possiamo mettere sopra quello che vogliamo. Qua dove l'abbiamo messo, Infatti, in Raffa? esclusiva per il canale, guardate un po' che abbiamo trovato. Eren insieme alla mamma dei sette peccati capitali, Borette, senza Ragazzi, la sulla locanda radiolina. sopra. È vero, è uguale alla locanda dei sette peccati capitali col maialone gigante che non Gigante. è altro che, cos'è Raffa? Alla fine L'involucro del l'involucro del caos caos che poi verrà dato ad ad Arthur. Arthur, bravo. Guardate i sette peccati capitali e guardate anche l'attacco dei giganti che sono due anime che sono E in questo caso eccezionali. le abbiamo messe Le insieme. abbiamo messe insieme per farvi vedere comunque che guardate veramente lui ha dei punti d'appoggio eccezionali, ci permette di metterlo dappertutto, è fatto veramente Infatti. bene, sembra disegnato e a noi
È piaciuto veramente Sì. come Good Smile Company ha fatto questo Eren Jaeger, fatto veramente bene in versione titanica. Se vi è piaciuta la recensione, like, Il pollice video, alzato, sempre. bravo, attivate la campanellina, così, Iscrivetevi al canale. no, quello dopo, attivate la campanellina, Ah. così mi raccomando, potete, mi arriva in anteprima tutte le recensioni, mi potete seguire sempre, ma soprattutto che a voi non costa nulla, a noi che ci siamo appassionati e vi stiamo Infatti. tentando di fare più recensioni possibili, ci fate immensamente felici, mi raccomando, Iscrivetevi al iscrivetevi al canale. canale. Un saluto dal E da Carletto, me da Raffa, ragazzi, alla da prossima. Raffa, Ciao a dalla tutti. Maialonzola dei sette peccati capitali La e mamma da è Eren Eren Jäger. Jäger. In versione gigante. Ciao, Ciao a alla tutti. prossima Ciao. recensione.